Salve giovani Padawan, bentornati in un nuovo video sul mio canale. Il video di oggi lo avete già letto e è a tema famiglia Addams perché sta arrivando Halloween, la zucca c'è, insomma, è il periodo in cui è giusto esplorare questi brani, così tanto per toglierci anche una soddisfazione. Se non l'avete visto, recuperate anche il video in cui vi raccontavo come suonare questo Halloween con uno spartito semplificato. Lo trovate qui, ma come sempre anche alla fine del video. Nel video di oggi vedremo come suonare la famiglia Addams e lo spartito che utilizzeremo come sempre semplificato, quindi in una tonalità comoda per chi comincia a suonare il violino e senza quelle complicazioni ritmiche che sono poi quelle effettive del brano, ma ve lo dico sempre, se ci affidiamo al nostro orecchio, in qualche modo riusciamo comunque a portarla a casa senza dover entrare in conti matematici complessi per chi ancora non conosce quei conti matematici, che evidentemente poi ci privano della possibilità di suonare dei brani che ci piacciono. Prima di cominciare, però, vi ricordo che è possibile abbonarsi al canale da qualche giorno, veramente da pochissimo. Ci sono tre possibili livelli e il terzo livello, quello Giovane Padawan, vi dà l'accesso a dei contenuti esclusivi e dei video soltanto per voi, ma ancora di più vi darà la possibilità di scaricare degli spartiti che pubblicherò come post soltanto per voi. Per esempio, questo della famiglia Addams, che vedrete scorrere a pezzettini all'interno di questo video, sarà completo all'interno di un post. Questo, come poi tanti altri, per esempio, questo è Halloween, Barbie Girl, altri tutorial che sono già usciti sul canale. A questo punto vi ho già detto tutto, dimentico soltanto di ricordare a chi è qui per la prima volta di iscriversi e attivare la campanellina, perché leggenda narra che se non vi iscrivete al canale attivando la campanellina sarete perseguitati la notte di Halloween dal mio fantasma. Anche se non sono morta, vale lo stesso. A questo punto sigla e dopodiché iniziamo. Bene, prima cosa da dire su questo brano, la caratteristica è il famosissimo schiocco delle dita. Ovviamente noi, non suonando il pianoforte o comunque uno strumento che ci permette di liberare al volo tutte e due le mani, potremmo farlo soltanto con una mano. Ma per riuscirci è fondamentale che sappiamo reggere il violino con il collo. Se non sapete come fare, guardate il video dedicato a questo. Ora, la parte iniziale è quella più semplice, proprio quella dedicata allo schiocco delle dita, che fa così. Adesso la vediamo, vediamo la cellula ritmica che poi è quella che si ripete. Quello che dobbiamo tenere a mente è che semplicemente le dita si schioccano, due colpi, quando compaiono le pause. Io mi sposto un po' più in qua e facciamo comparire la nostra cellula, che è la si do re. Questa credo che sia in assoluto la parte più semplice del brano, perché la tonalità in cui l'ho trascritto, che è il re maggiore, lo rende veramente, veramente semplicissimo, perché abbiamo corda vuota, primo dito, secondo dito e terzo dito con il secondo lontano, quindi 0, 1, 2, 3. Questa figurazione ritmica, vedete, con il 3 sotto, è la cosiddetta terzina. Sicuramente non tutti quanti voi conoscono questo tipo di cellula, ma è molto molto semplice, anche se uscirà a breve un video dedicato. Si tratta di mettere tre crome insieme al posto di due, e quindi anziché essere la si do, sarà la si do re. 1, 2, 3, 1. Per cui, senza adesso addentrarci nella spiegazione di questo, perché tanto ci sarà il video apposito, quello che dobbiamo fare è semplicemente suonarle velocemente. Zan, 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 zan. Per cui attenzione a non confondere il 3 che vedete lì sotto con il segno della diteggiatura. Quando si trova sotto la linea che collega le tre crome, ci sta indicando che è una terzina. Quindi abbiamo 0, 1, 2, 3, 2 di pausa, in cui mettiamo i due schiocchi. Poi di nuovo 0, 1, 2, 3, 2 di pausa. Quindi dopodiché, questo la si do re si ripete tre volte. La si do re, la si do re, la si do re, zan, zan. Tutta questa parte qui diventa cellula, due schiocchi, cellula, due schiocchi, ripetizione per tre, due schiocchi, in questo modo. Questa parte è finita. Questo stesso pezzettino si ripeterà poi alla fine. Quindi in realtà la parte poi complicata su cui lavorare è quella centrale che vediamo adesso e che facciamo subito comparire. Dunque, questo è un pezzettino un pochino complicato perché c'è un gioco fra terzo dito e primo dito, ma su corde diverse. Il trucco per riuscire a fare questa parte è tenere le dita il più ferme possibile. Quindi abbiamo la re fa re, ossia 0 3 1 3. Solo che quel 1 è sulla corda Mi, per cui dobbiamo spostarci sull'altra corda. Le note quindi sono 0, 3, la re,
questo fa dobbiamo farlo facendo scorrere il dito sulla corda a fianco. Io vi suggerisco, dovendo poi suonare di nuovo il terzo dito, di tenere giù il terzo, in modo tale da fare Fa primo dito, Re terzo dito. Per riuscire a fare questa cosa, il polso non può stare, la mano non può stare incollata alla tastiera, perché altrimenti le dita schiacciano tutte e due le corde, e quindi si sente questo. E non suona. Quindi inarchiamo un po' il polso e facciamo una sorta di ponte per staccare le dita, la ciccetta delle dita dalle due corde. E quindi possiamo tenere giù il terzo dito. Qui creiamo uno spazio. Se non lo facessimo, verrebbe questo. Perché la ciccetta del dito tocca la corda. Poi abbiamo Si, Sol, Mi. Arrivare al Si è semplicissimo perché abbiamo appena risuonato il Re terzo dito. La Re fa Re. Sì, semplicemente mettiamo giù il primo dito. Ora, questo passaggio è un po' più complicato perché dobbiamo suonare il Sol terzo dito sulla corda Re e poi abbiamo un Mi. Ora, io questo Mi vi suggerisco di farlo quarto dito. Perché questo passaggio vi venga, lasciamo tutte le dita giù. Quindi faremo Si primo dito, Sol terzo dito sulla corda Re e Mi sulla corda La. Il fatto che le dita siano su due corde diverse non cambia nulla. Fa in modo però che noi abbiamo comunque un riferimento, per cui se suoniamo Si primo dito, Sol terzo dito sul Re e mettiamo direttamente il quarto dito sulla corda La senza alzare il terzo e spostarlo, in realtà il passaggio diventa molto meno difficile, l'unica cosa a cui dobbiamo pensare è lo spostamento tra una corda e l'altra. Più teniamo le dita ferme, più facile è tutto. Andiamo avanti. Siamo arrivati al Mi quarto dito. Mentre suoniamo questo Mi, ci spostiamo sulla corda La, perché abbiamo subito dopo un Re. Poi abbiamo Do. Di nuovo Mi, quindi io vi suggerisco di farlo con il quarto, in modo tale che poi siamo già pronti per fare di nuovo il secondo dito. Quindi questo passaggio sarà 4-2. La corda vuota, secondo dito sulla corda Re. Anche in questo caso il secondo dito è fermo e il terzo dito, che è un Re e va sulla corda La, lo mettiamo facendo scorrere al fianco ma senza spostare il secondo dito dalla sua posizione, perché tanto a noi non cambia niente. Quindi questo passaggio diventa 4-2, la corda vuota, secondo dito sulla corda Re, terzo dito sulla corda a fianco, tenendo tutto fermo. Essendo un brano in cui si salta da una corda all'altra, davvero lo so che l'ho già detto, lo ripeterò altre 50 volte probabilmente in questo video, più teniamo le dita ferme, più evitiamo di perdere riferimenti e l'unico che deve fare uno sforzo è il braccio destro per cambiare corda. Risolto questo passaggio di queste due battute, le due successive sono ancora nella fase, diciamo, del tema un po' più complicata, ma sono molto più semplici della precedente, perché la terza battuta che andiamo a vedere è uguale alla prima, quindi abbiamo già capito che dobbiamo fare la Re, Fa, Re, Si, So, Mi, quindi tenendo tutto fermo, come abbiamo visto nel passaggio precedente. E quest'altra battuta è simile alla seconda, cambiano solo le ultime note, ma cambiano in un modo che ci è molto vantaggioso perché non dobbiamo fare salti di corda. Quindi noi veniamo dal Mi quarto dito con il terzo sulla corda a fianco. Mentre suoniamo questo Mi, prepariamo già le dita spostandoci sull'altra corda in modo tale da avere pronto il Re e facciamo 3, 2, la corda vuota, 0, 1, 2, 3. Quindi tutto questo passaggio sarà. Ma che cosa dobbiamo aggiustare? Adesso mi avete sentito suonarlo molto quadrato, ta ti ta ti ta ti ta, che non è il ritmo giusto perché tutti sappiamo che la famiglia Addams fa. Per poter fare questa cosa, se io ve l'avessi scritta così come andrebbe suonata, ci saremmo un po' complicati la vita per riuscire a capire effettivamente ritmicamente come funzionava. Quello che dobbiamo pensare è che è una sorta di swing, e in questo swing la seconda nota è sempre più lunga della prima. Quindi facciamo corta la prima, lunga la seconda. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Per poter fare questa cosa, l'esercizio che dobbiamo fare è fermarci ogni volta sulla seconda, e quindi
eccetera, eccetera. Quando siete sicuri delle note, vi fate questo esercizio in cui vi appoggiate sulla seconda, dopodiché potete iniziare a lavorare sulla velocità, perché alla fine di questa parte centrale un po' più complicata si ripete di nuovo la parte con lo schiocco delle dita. E questo è tutto. Quindi trucchi per eseguire questo brano, quindi step per eseguire questo brano, ci vediamo lentamente le note, teniamo le dita fermissime, terzo step proviamo a swingarlo appoggiandoci alla nota più lunga, dopodiché lo portiamo a tempo un po' per volta. Fatemi sapere nei commenti se riuscite a suonarlo e se avete altri desideri di brani per Halloween e non solo, anche perché sto preparando dei video specialissimi per Natale, quindi se avete qualcosa da richiedermi potete farlo qui nei commenti. Ricordo che se vi abbonate alla fascia Giovane Padawan avete la possibilità di scaricare lo spartito completo, questo della famiglia Addams, ma molti altri, all'interno della sezione a voi dedicata. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. Io vi mando un bacio, vi lascio studiare e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, però, impegnatevi, altrimenti vi sconocchio. Ciao!